Musicista, musicologo, saggista raffinato e stilista d'eccezione, giornalista inviato in Europa e in Africa, eterno bohemien, punto di riferimento indispensabile per la prosa italiana del Novecento. Nessuna di queste definizioni riesce a contenere adeguatamente Bruno Barilli, che vi si sottrae in virtù di una scrittura grandine e spruzzaglia di rubini e diamanti. La definì Emilio Cecchi, che sposta di continuo i centri di osservazione e i punti di vista della rappresentazione. Bruno Barilli era nato per essere musicista, ma fu la letteratura, un incidente che dura da 40 anni, scrisse, a dargli la celebrità. Studiò musica a Parma e poi a Monaco di Baviera. A Monaco conobbe Danica Pavlovic, nipote del re di Serbia. Sempre in giro per il mondo, inviato dai maggiori giornali, da allora i suoi passaggi nella città d'origine si fecero sempre più rari, ma ogni volta che tornava a casa, attraverso Bruno Barilli, suntuoso e macilento come un drago solitario, dandy anarchico e visionario, apparivano alla porta Baudelaire e Rimbaud, i tramonti africani, i caffè parigini e romani e i frammenti di un palcoscenico abitato da trucchi e passioni. Se c'è da pensare dove è nata, con chi e chi l'ha partorita, la modernità in Italia, lo spirito del Novecento, certamente il nome di Bruno Barilli è tra i primi. In che senso? Nel senso di aver offerto, attraverso la scrittura, attraverso la parola, una capacità di rappresentazione, di vivacità, di tensione, di immagini, di forza delle immagini, come raramente era avvenuto attraverso la nostra lingua. La nostra lingua ha attraversato, specialmente nel corso dell'ultimo scorcio del secolo, dell'Ottocento, un momento, come dire, di depressione, avvolta e travolta da fantasmi d'accademia. Arriva Bruno Barilli e scrive un italiano fragrante, che non obbedisce più assolutamente a quelle seduzioni così professorali, ed è un italiano parlato, fatto di frasi spezzate, brevi, che incidono sulla vita e sulla realtà con una forza che raramente si può ritrovare. Ma questa forza, questa vivacità, questa plasticità di un italiano veloce, molto simile a quel che contemporaneamente a lui nei primi anni del secolo andava teorizzando, per esempio, un grande poeta americano come Ezra Pound, che diceva che la lingua della letteratura doveva essere critica della lingua parlata e immagine immediatamente. Questo scrittore così fatto, questo Bruno Barilli, che riesce attraverso il parlato italiano ad arrivare a tanto, perché ci è riuscito? Ma secondo me perché ha sentito, come pochissimi, che lo spirito italiano affondava le proprie radici e il proprio senso all'interno della grande tradizione del melodramma. Passione, melodramma, intrigo e seduzione, ed esaltazione, genialità spesa con indifferenza ma anche con grande felicità, forse è questo che Bruno Barilli è riuscito a raccontare attraverso i suoi libri, sia quando si è dedicato in modo particolare alla musica e al melodramma, sia quando è diventato forse uno il più grande degli inviati speciali della letteratura italiana per il mondo. È stato appunto lo scopritore di un continuo sentimento sanguigno e felice che in qualche modo forse condensa, come ripeto, era accaduto raramente, il senso dell'italianità, dello scrivere. Si condensava in lui la modernità novecentesca, il gusto dell'avventura, il decadentismo, con la grande tradizione italiana dell'espressione, appunto, un redivivo uomo del Rinascimento, artista fino al midollo, come poteva essere stato un Benvenuto Cellini, e anche sperimentatore e conoscitore del grande melodramma italiano che in Giuseppe Verdi aveva trovato il suo segnale. Certo è vero che se si vuol capire, credo, a tutt'oggi, che cosa ha significato per la storia d'Italia e per lo spirito italiano e per l'antropologia di questo paese la musica di Verdi e tutto il melodramma, ignorare il paese del melodramma di Bruno Barilli è difficile. È il 1963. Emiral viene rappresentata al Teatro Regio per la prima volta. Bruno è morto da 9 anni,
senza aver avuto la soddisfazione di vedere eseguite le sue opere nel teatro della sua città. Insonnia, delirio, fame, vizio, furore, vecchiaia. La morte mi tiene alla gola. Io tengo alla gola la morte. Sono un pennuto senza penne, magro, sguarnito come una gabbia. E ora vicino a me si sente in trasparenza un certo stanco odor di uccelliera. Lo stile fiammeggiante di un tempo si è rinsecchito in un'atmosfera da pianeta spento. Bruno Barilli muore nel 52 a Roma, mormorando alla morte di venirlo a prendere, mentre accanto a lui Latino blocca su un foglio di carta gli ultimi attimi di vita del fratello e l'angoscia dell'ignoto che si affaccia. Poco dopo la fine della guerra, Bruno Barilli si aggirava in via Condotti a Roma. Sotto il Montgomery nascondeva una scatola di metallo e agli amici che gli chiedevano cosa contenesse, lui, lunare e spiritato, diceva: «Mia figlia». È l'epilogo surreale e inquietante del rapporto che legò lo scrittore a Milena. Tutto ha origine a Monaco, dove Bruno incontrò la principessa serba Danica Pavlovic, che Barilli sposerà nel 1907. Dal matrimonio nascerà Milena Pavlovic Barilli. Milena trascorse l'infanzia a Pozarevac, in casa del nonno paterno, ma fin dai primi anni inizia, insieme alla madre, una vita nomade che continuerà fino alla morte. Nel 26 si trasferisce con la madre a Monaco, dove studia da von Stuck. Viaggia in Italia, in Spagna, a Londra, Parigi. Rari gli incontri col padre, come se esistesse fra loro un patto segreto, quello di non vedersi. Un veto che, allo stesso tempo, facesse crescere il loro legame attraverso la distanza. Eppure proprio attraverso il padre, Milena interpretò il dissidio che opponeva l'avanguardia alla tradizione. Ed è proprio da questa premessa che prende corpo la contaminazione tra antico e moderno dei suoi quadri. In Italia, Milena studia i pittori medievali, il Rinascimento toscano e veneto. Nel 1931 espone a Londra, l'anno successivo alla Galleria Jeanne Europe. Negli anni successivi partecipa a rassegne di rilievo, tra cui la Quadriennale di Roma e la Biennale di Venezia. Dopo un breve ritorno a Pozarevac, nel 1939, Milena decide di tentare l'avventura americana. Il 12 giugno parte in nave per New York, lasciando così per sempre l'Europa. E Milena non era bella, ma aveva due magnifici occhi e poi aveva qualche cosa di molto affascinante. Io ricordo sempre che per l'apertura del Museum of Modern Art a New York fu un avvenimento molto, molto chic, dove tutta New York venne quella sera e Milena mi pregò di accompagnarla, perché lei teneva molto un po' alla parte sociale di New York. Si vestì di nero e aveva un bellissimo velo di pizzo che lo mise in testa, con un pettine, uno strano pettine. Insomma, fatto sta che quando entrò al Museo di Modern Art, tutti guardavano questa donna, che non aveva gioielli, non aveva vestiti di Givenchy o di nessuna grande firma, era un vestito molto semplice, ma aveva qualcosa di molto regale. New York ha avuto una grande influenza su di lei, perché gli ha fatto conoscere altri pittori surrealisti, perché lei era più o meno una pittrice surrealista. Io l'ho conosciuta e siamo subito diventati amici. Io allora stavo preparando un balletto, Sebastian, e le chiesi di fare i costumi di questo balletto. Fece dei bellissimi costumi. Anzi, proprio credo che una delle ragioni del grande successo di questo balletto a New York è proprio sono stati i costumi di Milena. Poi ebbe una crisi mistica in un certo momento, non so, e si dipinse come una suora. Ed è questo quadro che ha ispirato la mia opera La Santa di Bleecker Street. Ed è un quadro curioso che anche oggigiorno, ogni volta che lo vedo, penso a Milena e alla sua fine. Ed avevo un piccolo cane che si chiamava Luce, un cocker spaniel, molto carino, biondo, che lei adorava. E lei venne a casa mia un giorno col quadro non finito e poi col cagnolino e mi disse: Giancarlo, voglio che tu abbia il mio quadro e prendi cura di Luce. E mi diedi il cane e il quadro e poi pochi giorni dopo mi telefonarono che era morta.
e c'è sempre stato il sospetto che si sia suicidata.